Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella. Forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts. Forse ci stavi pensando, ma di sicuro adesso sì. Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé. A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375. Salve a tutti da parte mia, da parte di Paolo Minucci, bentrovati con un'altra puntata di Moda e Benessere. Iniziamo subito a parlare dell'Istituto di Moda Burgo di Pescara, che porta avanti da anni una metodologia volta alla continua innovazione e aggiornamento del suo piano di studi per stare al passo con le trasformazioni tecnico-modellistiche e merceologiche e per rispondere alle richieste diversificate di un mercato globale. Dunque parleremo in questa puntata di consulente d'immagine, di fashion marketing e di costumizing, validi supporti alla metodologia didattica consolidata delle discipline dello stilismo e del modellismo sartoriale e industriale. Corsi di consulente d'immagine, dunque, e storia del costume e fashion marketing. Con noi l'insegnante in studio Maria Zuccarini. Io intanto vado a salutare la splendida Simona Di Felice, collega e co-conduttrice di questa trasmissione, e salutiamo anche un'altra insegnante dell'Istituto di Moda Burgo di Pescara, la docente Masha Arcadi. Allora, entriamo nel merito, Simona. Allora, qual è l'importanza della storia del costume nell'era di internet nell'ambito del corso di stilista di moda? La storia del costume è fondamentale nell'ambito del corso perché è importantissimo conoscere il passato per poter progettare il futuro. Quindi nell'ambito dei corsi che sono prevalentemente pratici, quindi il corso di figurino, il corso di modellistica e quello di merceologia, è molto importante poi introdurre la parte teorica, storica, della appunto storia del costume e della moda, proprio perché soprattutto oggi, in un momento in cui vediamo nelle passerelle sfilare molto spesso dei capi che hanno reminiscenze storiche del passato, crinoline settecentesche piuttosto che decorativismi barocchi, o addirittura anche per tornare a tempi più recenti, reminiscenze degli anni 70-80, è importante che uno stilista conosca tutta la storia del passato, quindi tutta la storia del costume e della moda, per poter progettare qualcosa che, rifacendosi al passato, apra gli occhi al futuro. Il corso di consulenza d'immagine è un corso innovativo. Può spiegarci in cosa consiste questa disciplina e soprattutto a chi è rivolto il corso? Certo, la consulenza d'immagine è una disciplina che è nata negli Stati Uniti più di 40 anni fa, recentemente è arrivata anche in Italia e sta prendendo molto piede proprio perché siamo in un'epoca storica in cui l'immagine è fondamentale e lo è per tutti, non soltanto per i VIP, per personaggi dello spettacolo. Oggi ma lo più è che mai. Oggi più che mai, soprattutto perché tutti noi siamo anche sui social, quindi non viviamo solo una vita reale, ma viviamo anche una vita virtuale. E l'immagine è diventata fondamentale per qualunque tipo di persona in qualunque ambito, quindi che sia la casalinga, che sia l'imprenditore, comunque l'immagine è fondamentale ed è fondamentale trovare un'immagine che sia coerente anche con la propria personalità. E il corso di consulenza d'immagine quindi ha una doppia valenza, sia personale che professionale, cioè porta gli alunni, i partecipanti a conoscere se stessi, a conoscere quindi la propria personalità e a poter creare un proprio look personale, ma apre la strada anche ad una eventuale professione nel campo della consulenza d'immagine.
e quindi è una valenza, una doppia valenza che riteniamo molto importante. E si capisce il perché. Certo. Ovviamente. Ci può spiegare meglio cosa si intende per fashion marketing e in che modo questo studio può essere d'aiuto al lavoro dei giovani creativi? Beh, il marketing è uno strumento aziendale ormai presente in qualunque azienda che promuove la vendita di qualunque tipo di prodotto si voglia immettere nel mercato. Quando parliamo del prodotto moda, che è un prodotto che si basa molto sull'estetica, ma anche sulla vestibilità, è importante studiare il marketing, quindi la metodologia di promozione e di vendita per poter creare una collezione vincente sul mercato, che sia vincente non solo esteticamente, ma anche riguardo alla vestibilità e la vendibilità, perché poi lo scopo principale di una collezione è quella di essere venduta bene, che il brand funzioni. E quindi è questa l'importanza del fashion marketing. Stiamo parlando di moda, lo stiamo facendo anche attraverso dei termini tecnici, quindi chiediamo anche alle nostre interlocutrici di usare anche una terminologia adatta al grande pubblico, proprio per rendere chiara l'idea. Io volevo coinvolgere anche la signora Masha Arkady, certo non è italiana di nascita, ma ormai lo sarà diventata di adozione, perché stiamo per parlare di customizing. Che cos'è il customizing? Allora, customizing è praticamente una parola che racconta tantissimo, perché praticamente questo è un riciclo creativo. Riciclo creativo in senso che tutto che abbiamo davanti a noi, le cose che le usiamo ogni giorno, o i vestiti che fuori moda, ma anche i vestiti nuovi, possono essere riusati, riciclati in senso creativo, artistico. Per esempio qua... Poi vedremo all'opera, sì, qualcosa di interessante, di originale. Un po' di alcuni esempi di creazione che si può fare usando tessuti, ritagli, scampole di stoffa, tutto quello che abbiamo sotto la mano possiamo usare e creare nuovi prodotti. Ecco, entriamo nello specifico, quindi approfondiamo il discorso. Simona, prego. Qual è la finalità del corso di customizing e in cosa consiste nello specifico? Perché passo dopo il passo, quando i studenti cominciano a accendere la loro creatività, loro riescono arrivare a prodotti assolutamente nuovi, quelli che può essere neanche non sono stati progettati come l'idea di un abito o di un vestito, che arrivano proprio durante la ricerca, durante la progettazione di un oggetto che può essere o un accessorio o già un vestito, che loro che usano e noi che usiamo la materia prima come t-shirt, come camici da uomo, come cravate, tantissime cose che sembra non possono essere rifatti, ma alla fine veramente possono prendere una forma assolutamente nuova. E quel laboratorio che noi facciamo apre a studenti anche ancora, loro possono acquisire un strumento in più per entrare nel settore di moda usando già la loro creatività, che può essere ogni tanto. Ecco, ricordiamo che il corso di customizing è uno dei tanti corsi che si svolgono all'interno dell'Istituto di Moda Burgo di Pescara, che va alla grande, esatto. Va molto bene. Sì, perché adesso pensiamo anche offrire quella possibilità anche a persone che non sono esperti di moda, che possono frequentare quello corso e capire come si può fare la moda da tutto quello che c'è davanti a noi. Bene. Quali sono normalmente i materiali di riciclo che si possono utilizzare? Normalmente sono quello che vi ho detto, o t-shirt, o le cravate, o possono essere le camici da uomo, o anche solo pezzettini di stoffa che di solito noi buttiamo, non lo so, che possono diventare un accessorio molto interessante, posso far vedervi anche così, che subito cambia l'idea. Per rendere l'idea, certo, sì. E anche
anche posso farvi vedere come si può durante un minuto, se questo come sarà no? interessante, vi faccio vedere come si può dalla teoria alla pratica trasformare, ecco. Sì, trasformare per esempio una t-shirt, che è una t-shirt assolutamente normale. Intanto tra poco coinvolgeremo anche Tonia Ottavianoni, sì, una che mi aiuta di dimostrare, dai, ecco, vieni qua, che facciamo vedere come si può riutilizzare quello t-shirt, che è un po' banale, anche un po' forse siamo stanchi di averla. Se noi veramente eliminiamo quelle maniche, allarghiamo un po' di collo e apriamo qua, e diventerà un pezzo così, invece di buttare lo apriamo, si ricicla e facciamo così, ecco, si apre e, una e facciamo cosa indossare alla nostra Tonia questo capo reinventato per l'occasione, un gilet. A proposito, anche questo gona che tiene Tonia, quello sempre due camici da uomo che sono diventate una gonna. Ecco, eccezionale, guarda, meriterebbe un applauso la signora. Grazie. Masha, ci troviamo in conclusione. Simona, qualche cosa ancora da dire, da sottolineare? Perché questo corso può supportare uno stilista e come può un corso del genere essere complementare allo studio del figurino, del modello sartoriale e industriale? Proprio tutto quello sottolineiamo che già ho detto, che questo è ancora uno strumento di più. Se le ragazze riusciranno a capire come si può trasformare un pezzo di stoffa, che è praticamente un quadrato o un triangolo, non lo so, in un accessorio o anche un vestito, significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo, loro diventano stilisti creativi. Pillole di moda davvero molto interessanti. Io vorrei ringraziare le insegnanti Maria Zuccarini e Masha Arcadi dell'Istituto di Moda Burgo di Pescara, la collega Simona Di Felice. Grazie. E per te, l'angolo della moda questo è tutto, alle prossime. Seconda parte del nostro programma, Moda e Benessere. Oggi parliamo di formazione dei futuri stilisti Moda Capelli. Parliamo in questa quarta puntata dell'importanza della formazione tecnica, soprattutto di colorazione. In studio abbiamo Arcangelo Altobelli, che salutiamo cordialmente, direttore tecnico artistico dell'Accademia PMA di Pescara, nonché coordinatore tecnico stilistico del gruppo Beauty Consult Hairstylist PMA. Esperienza trentennale, il nostro ospite come responsabile tecnico di aziende leader nel settore tricologico che lo hanno visto calcare pedane importanti in Italia e all'estero. Oggi opera Ortona nel suo affermatissimo negozio Moda Capelli. Salutiamo anche la nostra modella Sara Ferraioli ed entriamo subito con Simona Di Felice nel merito di questo nostro importante appuntamento. Salve a tutti. Paolo l'ha presentata come direttore tecnico artistico accademico. Spieghiamo ai telespettatori cosa significa. Beh, per me è niente meno la sintesi di tutta la mia vita tecnica artistica. E praticamente è il dare a altre persone, ai miei colleghi parrucchieri, l'informazione giusta per fare il proprio lavoro. Questo è in pratica ciò che ho sempre desiderato fare e ho sempre fatto. Bene. Parliamo di sì. Moda colore. Sì. Quali sono i colori moda primavera estate 2017? Questa è la domanda che di scottante attualità. Sì, le clienti. Scottante attualità, ma no, è una domanda che tutti si pongono ogni anno. Ed è giusto che sia così. Sì, è giusto. Non c'è una vera moda colore per i capelli. I colori, cioè ognuno porta il colore che le piace, ognuno ha il colore che è possibile che le porti, perché indipendentemente da questi colori moda che ci sono in questo periodo, che vanno molto queste decolorazioni con un ricarico di colore molto blando, di questi violini, questi celesti, questi grigi, sì, quello va bene.
ogni anno c'è una tendenza, quest'anno c'è il ricarico di un colore a pigmento pronto. Però quello che purtroppo c'è da dire e che va contro questa tendenza è la tecnologia di applicazione di questi colori, perché alla base di mettere questo pigmento puro e pronto c'è una decolorazione. Ma come si fa la decolorazione? Chi la fa la decolorazione? Bisogna fare un lavoro da certosino e sicuramente per non rovinare i capelli bisogna fare un lavoro da certosino. Vogliamo parlare appunto della colorazione realizzata su Sara, che mi diceva partiva da una base scura. Sì, la nostra modella, eccola qui. Ecco qua Sara. Attenzione. È la mia, la mia modella immagine del mio salone, c'ha tanta pazienza, sì. Però anche lei è abituata a chiedermi determinate cose. Sì, e che cosa? Ultimamente mi aveva chiesto un colore bianco, niente meno, però partendo da una base scura, è vero Sara, tu parti da una base 4, 4 in gergo vuol dire un castano. Ora, come ci si arriva a fare questa cosa? Bisogna avere la pazienza di arrivarci con molta calma, ma utilizzando dei prodotti che non sono aggressivi. Innanzitutto noi abbiamo a disposizione una polvere decolorante della linea Insight, che se io lo metto sotto il naso della modella non sente neanche questo profumo di ammoniaca, perché l'ammoniaca non c'è. Dopo il ricarico del colore si fa assolutamente con un colore ad olio della Chlorel Oil, che è a base di aloe vera, olio di argan, burro di karité, ed è messa in questa confezione. Quindi bisogna andarci per gradi, le schiariture vengono fatte gradatamente, non tutta una volta, cercando sempre di rispettare lo stelo dei capelli. Ecco, bene, andiamo avanti. Approfitto della tua autorevole presenza e della tua grande esperienza. Grazie, per chiederti... Troppo buoni. Che differenza c'è tra un colore fai da te, quindi sì, acquistato in un negozio commerciale, certo, fatto a casa, e un colore effettuato da un professionista moda capelli come lei? Ma allora, questo è come dire che le scarpe ce le ripariamo da sole o le facciamo riparare da un calzolaio. Oppure la puntura ce la facciamo da solo, ce la facciamo fare da un medico. Fare un colore a casa è molto importante non farlo praticamente a casa. Perché? Perché bisogna spiegare che il prodotto bisogna conoscere, bisogna avere una esperienza molto profonda del prodotto che andiamo ad utilizzare. E molte volte bisogna affidarsi al professionista, perché molte volte il 90% 80% dei casi vengono nei nostri saloni a fare la riparazione quando hanno combinato un guaio. Nel momento in cui hanno combinato un guaio, noi per riparare ci impieghiamo più tempo che non fare un colore di sanapiano. Dovete fare i salti mortali. Dobbiamo fare, quindi, i salti alla fine mortali. Si va a spendere anche di più. Si spende di più dopo, tra l'altro, ma è importante anche per la salute, perché attualmente questi colori, ad esempio Chlorel Oil ad olio, praticamente ce l'abbiamo noi nei nostri saloni, non sono commerciali, certo. E quindi non si riesce praticamente ad averli in casa, e quindi è giusto affidarsi al professionista, anche per la salute della cliente. Ovviamente. A proposito di questo, qual è l'identikit di un buon prodotto colore? L'identikit di un buon prodotto colore, innanzitutto, che non debba nuocere la salute dell'operatore, quindi deve essere, diciamo, di natura vegetale, perché attualmente si sta andando verso quella direzione, anche perché le allergie aumentano almeno del 5-6% l'anno, per cui tutte le persone attualmente sottoposte a una colorazione possono andare incontro a un'allergia molto significativa. Quindi, e allora, non c'è cosa peggiore, però, quando una cliente viene sottoposta a un trattamento di colorazione, quando ti dice oddio, questo colore mi sta dando prurito, e io sinceramente ci rimarrei molto male. Per cui utilizzare questi prodotti di questa specie fa bene alla cliente, che è il consumatore finale, ma soprattutto a chi lo applica.
Parliamo, Paolo, di Accademia PMA e cogliamo l'occasione appunto di salutare Roberto Di Nunzio. Sì, grande personaggio, organizzatore di eventi di grande spessore, di grande capotaggio artistico, certo. Un professionista del settore. Lo salutiamo, è stato ospite dei nostri studi nelle settimane precedenti e senz'altro ritornerà prossimamente. E della formazione tecnica appunto che questa accademia dà, che ruolo riveste oggi la formazione tecnica per i futuri hairstylist moda capelli? È importante, io ci tengo molto a questo fatto qua, perché chiaramente oggi il parrucchiere, ma diciamo più anticamente, il parrucchiere lo faceva il garzone di negozio che non sapeva che lavoro prendere. Attualmente io ritengo che un buon parrucchiere, un buon consulente d'immagine debba comunque frequentare una scuola, minimo un istituto tecnico professionale o quantomeno una maturità tecnica di grande spessore, cioè un perito, cioè, anche perché debba avere quantomeno la conoscenza della chimica, della matematica, della fisica, che sono molto molto importanti. Indispensabili. Perché, sì, ma deve conoscere tutto, anche perché sta utilizzando comunque un prodotto che, anche se noi diciamo non è chimico, almeno per quanto riguarda i prodotti che attualmente stiamo utilizzando, ma c'è qualcosa di chimico, c'è sempre, per cui bisogna che sappia che cosa mette in testa ad una persona per essere sicuro del risultato, ma soprattutto di non danneggiare la persona. Quindi è molto importante e noi in Accademia stiamo iniziando adesso un master per la preparazione di consulenti di immagine, parrucchieri, ma dando loro delle indicazioni, perché no, anche chimiche. Quindi stiamo preparando un programma che riveste la sua importanza per aggiornare queste persone a espletare il proprio lavoro nel migliore dei modi, ma nella sicurezza più assoluta. Bene. Poi una curiosità, io mi metto dalla parte del telespettatore, quindi ho una mia domandina. Che differenza c'è tra un prodotto in crema e un prodotto in olio? Ma vabbè, il prodotto in crema si è utilizzato finora, il prodotto in olio è da poco arrivato nelle nostre mense, diciamo, impropriamente dette. Per cui il prodotto in olio è un prodotto che è di facile applicazione, e diciamo che è un prodotto che ha dei pigmenti molto, molto sottili, per cui ha una copertura dei capelli molto più significativa e rimane nel tempo e nei lavaggi, quindi c'è un'ottima copertura. Quello in crema, cioè noi ce l'abbiamo nella linea Insight, è anche molto, molto buono, però chiaramente basta saper utilizzare tutti e due. Bene. Nozioni davvero interessanti, però purtroppo il tempo è tiranno. Facciamo così, magari ci daremo appuntamento per un'altra prossimamente, per continuare ad approfondire certi concetti davvero utili e preziosi per tutti. Quindi ringraziamo Arcangelo Altobelli, la modella Sara Ferraioli. Ringraziamo dunque Arcangelo Altobelli, direttore tecnico artistico dell'Accademia PMA di Pescara, e con questo è tutto. Naturalmente ringraziamo Simona Di Felice, l'appuntamento alle prossime edizioni. Cerca il bollino prezzo amico Federcasa e mostrando la tua tessera alla cassa potrai usufruire di vantaggi e sconti che l'associazione ha concordato per te. Per la terza parte del nostro programma Moda e Benessere siamo venuti a trovare il dottor Orazio Schiavone nei suoi studi di Pescara per parlare di un problema di scottante attualità, i capillari, che coinvolgono sia uomini che donne, giovani e meno giovani. Un problema dunque molto sentito. Ecco, nel presentarlo, dottor Schiavone, che cosa potremmo dire? Beh, diciamo che oggi i capillari assillano un po' sia, come diceva lei, maschi che femmine. È un inestetismo che ormai
è molto diffuso e non interessa solo alcune parti del corpo, ma un po' tutta, diciamo, tutto il corpo. Si non è solo un problema estetico, però lo vogliamo subito ribadire. Allora, diciamo che è soprattutto un problema estetico, ma che può essere riveniente da una patologia. Nel caso degli arti inferiori, può essere riveniente da una patologia dovuta alla safena, che è la vena, diciamo, maggiore, più grande della gamba, che può non funzionare bene. Per cui dove ci sono delle ostruzioni si possono creare dei rami accessori e quindi lì si formano questi inestetismi dovuti appunto ai capillari. Dando anche dei problemi relativi alla pesantezza delle gambe? Beh certo, se c'è una cattiva circolazione è ovvio che c'è anche una pesantezza durante la deambulazione. Come vengono trattati? Quali sono i trattamenti per i capillari? Allora, i capillari possono essere trattati sia con il metodo, diciamo, ormai un po' obsoleto, quello con le sclerosanti. Che sono quindi con delle, le punture? Sono delle punture che vengono fatte all'interno proprio dei capillari, si sclerotizza la vena, per cui il capillare si atrofizza e scompare. Molte volte però non è un, diciamo, un effetto definitivo, ma può ripresentarsi dopo un po' di tempo, si può ripresentare il capillare. Quindi il metodo tradizionale. Classico. Oggi diciamo che è un po' soppiantato dal laser che noi utilizziamo, un laser a diodi. Qual è la sua funzione? Il laser, come si vede dalle immagini, è una luce che va a colpire il capillare, necrotizza l'emoglobina che è all'interno e quindi scompare, praticamente si annulla completamente. Uno strumento di alta precisione. Di alta precisione, ma come da immagini sembra proprio come se ci fosse una gomma che cancella una linea. E quindi è velocissimo ed è efficacissimo, e dando dei risultati veramente eccellenti. Il vantaggio del laser è proprio quello che non ha bisogno, come per le sclerosanti, di fasciature post intervento, non ha bisogno di calze elastiche post intervento, ma il paziente, dopo aver fatto la seduta, può tranquillamente andare via senza avere alcun accorgimento, tranne che delle creme che vanno utilizzate per, diciamo, dare un recupero, una guarigione molto più veloce. Ecco, dottore, è un problema di alimentazione, è un problema relativo anche ai giorni che viviamo, perché è un problema sempre in costante aumento, quello dei capillari? Diciamo che, come le dicevo prima, è un difetto circolatorio e la causa maggiore è la stasi oppure la deambulazione in eccesso. Quindi la sedentarietà. La sedentarietà dipende appunto molto dal lavoro che una persona fa, e quindi se un insegnante passa molto tempo seduta alla cattedra e quindi ha una maggiore predisposizione rispetto a chi ha un lavoro dove riesce a muoversi di più e ha una deambulazione molto più, diciamo, frequente. E l'alimentazione come influisce? Ma l'alimentazione non ha grossa influenza sui capillari. La cosa che volevo dirle è che noi abbiamo parlato dei capillari agli arti inferiori, ma un inestetismo dovuto ai capillari riguarda un po' varie parti del corpo. Lo ritroviamo molto spesso anche sul viso, la famosa Cooper Rose, che è un po' antiestetica, perché si creano quelle guanciotte un po' arrossate, e dove appunto questi capillari si intrecciano e si formano addirittura dei laghi venosi. E anche lì sul viso, con il laser, è possibile trattare l'inestetismo, e non avendo un post, diciamo, come quello degli arti inferiori, perché
quando trattiamo gli arti inferiori, lì dove è presente il capillare, abbiamo per circa 24-25 giorni quella parte che da rosso violaceo diventa marrone, ma non è altro che la necrotizzazione dell'emoglobina che nei 24-25 giorni viene riassorbito dall'organismo. Sul viso invece, quando si tratta la couperose, tutto questo non succede, viene via la parte arrossata e non c'è una fase di recupero con un ulteriore inestetismo che è quello del vaso che diventa marrone. Va via completamente, dopo 2 giorni non c'è più nulla. Possiamo dire che forse rispetto al metodo tradizionale con le sclerosanti, una seduta di laser per i capillari oggi è alla pari, forse costa anche meno della sclerosanti. E questa è senz'altro una bella notizia. Ecco, lei è soddisfatto anche dei risultati raggiunti in questo settore? Sì, altrimenti avremmo guardato a frontiere diverse per risolvere questi inestetismi. Il laser oggi è la nuova frontiera. Il laser a diodi è la nuova frontiera. Poi, come sa bene, tutte le attrezzature che riguardano la medicina estetica sono in completa evoluzione e continua evoluzione, per cui nulla toglie che fra un anno o 2 anni ci siano dei macchinari o dei laser che sono superiori a quelli attuali. Lei si trova in Viale D'Annunzio a Pescara, è senz'altro un professionista molto conosciuto e stimato, però è importante rivolgersi a gente d'esperienza. Sicuramente sì, ma poi c'è da dire che questi laser li possono usare solamente i medici e non magari le estetiste o altre. Ovviamente quando si fa un trattamento laser si arriva al trattamento sempre dopo aver fatto a monte un esame attento. Quindi una diagnosi precisa. Una diagnosi precisa, ma ovviamente non sempre il trattamento può essere effettuato su tutte le persone, anche perché ci possono essere delle patologie che controindicano l'utilizzo. Vogliamo fare un esempio? Lei ha detto Per esempio, se c'è una safena che non funziona bene e che ha delle vene nutrici che creano questi capillari, noi possiamo agire sui capillari per quante volte vogliamo, ma siccome c'è una nutrice che continua a pompare, quei capillari si riformeranno continuamente. Allora a quel punto non bisogna assolutamente trattare il paziente, bisogna essere soprattutto onesti con i pazienti e sapere anche rinunciare al paziente e dire che non è possibile risolverlo per i motivi che le accennavo prima. Bene così, dallo studio Schiavone è tutto, grazie per la cortese attenzione, ringraziamo il dottor Orazio Schiavone, siamo nei suoi studi di Pescara, il saluto di Paolo Minucci, quindi Moda e Benessere torna puntuale la prossima settimana, ciao a tutti! Forse stavi pensando ai golosi muffin alla Nutella, forse stavi pensando ai morbidi cheesecake o al mitico donuts, forse ci stavi pensando, ma di sicuro adesso sì! Scopri il McCafé, il gusto McDonald's, tutte le sere, eventi e sorprese al McCafé! A Montesilvano, Corso Umberto 7 e a Pescara, Viale Marconi 375.